Buongiorno a tutti. Allora, oggi tengo l'ultima lezione di questo corso sulla fede nella filosofia tedesca classica. Già che sono, diciamo così, ancora in fase introduttiva, volevo solamente dire, se vi interessa questo, che ci sarà un convegno che organizziamo assieme a Tony Carrano, al professor Antonio Carrano, sull'ontologia relazionale, questo è il tema, nell'idealismo, il 9-10 maggio di quest'anno, tra poco tempo, dentro all'università, cioè partiamo il giorno 9 pomeriggio e terminiamo il 10 mattina pomeriggio, quindi un mercoledì pomeriggio e un giovedì mattina e pomeriggio. La sede dovrebbe essere, comunque poi vi farò sapere, insomma, metterò un cartello davanti alla mia stanza, dovrebbe essere l'Accademia Pontaniana in via Mezzocannone per quanto riguarda il primo giorno e la Biblioteca Brau, piazza Bellini, il secondo giorno. Comunque questo, insomma, metterò il manifesto appena lo stampiamo. Bene, la scorsa volta eravamo arrivati a Hegel, dopo essere passati attraverso Jacobi, Kant e Fichte, riguardo alla comprensione della fede. Oggi quindi concludo prendendo in considerazione due posizioni, quella di Hegel e quella di Schelling, un passo, una trattazione di Schelling dallo scritto cosiddetto sulla libertà umana. Hegel però l'abbiamo già incontrato, come ricorderete, in particolare in quell'opera dal titolo molto qualificante del 1802, Fede e Sapere, opera che Hegel pubblica in forma anonima dopo aver pubblicato nel 1801 sotto proprio nome lo scritto cosiddetto sulla differenza fra il sistema filosofico di Schelling e quello di Fichte. Nello scritto Fede e Sapere 1802 avevamo una certa versione o comprensione della fede. La fede sarebbe, secondo le filosofie dell'illuminismo, cioè quelle filosofie nelle quali la ragione per assenza del contenuto sostanziale è entrata in una fase, secondo Hegel, unilateralmente riflessiva, perdendo il contenuto sostanziale o comunque separando la ragione dal suo contenuto sostanziale. Questa sarebbe la colpa, o la, diciamo così, se posso dare un'espressione un po' imprecisa, delle cosiddette filosofie dell'illuminismo. Sono sempre, diciamo così, dentro questa lunga parentesi, quindi mi scuso, ricordo però, se non l'avessi già fatto, che i tre rappresentanti più significativi di queste filosofie dell'illuminismo sono appunto Jacobi, Kant e Fichte, cioè i tre autori che abbiamo finora visto. Che cosa fanno questi tre autori, secondo Hegel? Ciascuno a suo modo priva la ragione del rapporto con la realtà oggettuale, soggettiva oggettiva possiamo dire, però con la realtà e col contenuto reale, quindi privano la ragione di questo rapporto e vedono che il rapporto con il contenuto sostanziale, il contenuto reale, insomma l'assoluto, è appannaggio da una forma particolare di attingimento spirituale che Hegel chiama fede. Quindi ciò che è perduto dalla ragione, secondo le filosofie da Hegel chiamate l'illuminismo, viene ritrovato solo nella fede, attraverso la fede. La fede, il contenuto sostanziale non è più appunto contenuto della indagine razionale, ma viene posto dalla fede in un al di là. E questo rapporto, questo rapporto, diciamo così, della fede, quindi questa posizione del contenuto in un al di là, dal di qua, esprime, secondo Hegel, un rapporto debole della coscienza con il contenuto spirituale. Insomma, il porre qualcosa come al di là vuol dire in qualche misura limitarlo ad una sfera soltanto della realtà, perché l'al di là perde l'al di qua, in qualche misura questo stare
nell'aldiqua e nell'aldilà, secondo Hegel, è un nesso razionale debole che perde il contenuto. Il sapere avrebbe invece il compito di appropriarsi del contenuto sostanziale e quindi Hegel, sempre nell'ambito di fede e sapere, critica il sapere immediato, quindi, e la fede come un certo sapere immediato, come una certa apprensione dell'aldilà separata dalla mediazione razionale, oppure ancora Hegel critica, già in fede e sapere, poi questo si rimarrà un suo motivo fondamentale, quello di avere di ipotizzare o di concepire, come secondo lui in parte fanno le filosofie dell'illuminismo, un rapporto col contenuto sostanziale posto in un aldilà che sia appannaggio, che sia proprio, che sia prodotto dal sentimento. Il sentimento è pura forma, ciò che decide del sentimento, se un sentimento è buono o cattivo, per esempio, è soltanto il contenuto. L'organo del contenuto non è il sentimento, ma piuttosto è quello che Hegel chiama, in vari luoghi naturalmente, qui poi nelle lezioni di filosofia della religione, chiamerà il Denken, il contenuto e cosa del pensiero. Possiamo dire così, questo è il motivo di fondo che già emerge potentemente in quest'opera giovanile di Hegel. Quindi critica del sapere immediato, critica della teologia del sentimento. Ora, facendo un passaggio attraverso alcuni anni, una comprensione diversa della fede, molto particolare, e anche poco, in generale, frequentata dalla letteratura su Hegel, o la cosiddetta letteratura secondaria su Hegel, è quella che emerge nelle lezioni di filosofia della religione, che Hegel tiene a più riprese, quattro riprese, tra il 1820 e il 1831, quindi le lezioni di filosofia della religione si distendono su questa area temporale. Insomma, Hegel muore nel 31, quindi coprono l'ultima parte della molto significativa, come è noto, della carriera filosofica di Hegel. In queste lezioni la fede viene separata dal momento del sentimento e dal momento del sapere immediato. E in generale viene separata, cioè non viene più posta in relazione fondante con quello che Hegel appunto chiama il jenseits, l'aldilà. Non è un rapporto con un aldilà che lascia sempre fuori di sé l'aldiquà, quindi un rapporto immediatistico e privo di mediazione, quindi di correlazione. Questo è quello che la fede non è nelle lezioni. Quello che, probabilmente la cosa più interessante è questo, quello che la fede è, o la collocazione, per meglio dire, che giustifica una nuova e più adeguata, a mio giudizio, comprensione della fede, è il fatto che la fede viene vista all'interno del culto, quindi vi è un rapporto strettissimo tra fede e culto. E in questa collocazione della fede come un momento del culto avviene anche, a mio giudizio, mi pare di capire, una certa nuova giustificazione della fede. Quindi passiamo da una posizione, come vedremo insomma, da una posizione tendenzialmente critica, perché Hegel vede la fede all'interno delle teorie della filosofia dell'illuminismo, e in particolare appunto degli autori che ho detto, adesso non sto a discutere quanto questo sia adeguato alla parte di Hegel, cioè il fatto di collocare Jacobi, Kant e Fichte dentro la filosofia dell'illuminismo, ecco, bisognerebbe discutere ampiamente in che senso qua usiamo la parola illuminismo, però quello che è certo appunto è che la fede viene decontestualizzata dall'essere un momento interno della filosofia dell'illuminismo e viene ricontestualizzata dentro l'esperienza religiosa e in particolare quella modalità particolare dell'esperienza religiosa che è il culto.
Il punto di partenza, che adesso vorrei qua usare, diciamo, nel poco tempo a disposizione, ora qua mi riferisco in particolare al corso del 1824, non quello del 27, il 24 e il 27 sono quelli più completi, invece quello del 31 ha molte lacune. Adesso mi riferisco, diciamo così, al corso del 24, che è stato pubblicato in lingua italiana in queste lezioni di filosofia della religione, pubblicate da Guida di Napoli, quindi un'edizione italiana fatta sull'edizione dello Hegel Archiv, quindi diciamo così ad altezza filologica. Dunque, il punto di partenza della riflessione sulla fede è la distinzione del concetto della religione tra un lato teoretico e un lato pratico. Quindi siamo nella parte introduttiva delle lezioni sulla filosofia della religione, come forse ho detto, ma adesso, insomma, adesso devo ripeterlo, le lezioni sono scandite su tre, la struttura delle lezioni, quindi l'offerta didattica di Hegel, possiamo dire così, era scandita in tre momenti per quanto riguarda la religione. Prima viene messo a tema il concetto della religione, poi viene messo a tema la religione determinata, o forse andrebbe meglio al plurale, cioè le religioni determinate, quindi le diverse esperienze religiose, e poi il terzo passaggio viene messo a tema la religione assoluta, che per Hegel, come sapete, è il cristianesimo. Quindi concetto, religione determinata, religione assoluta, questa è la struttura fondamentale delle lezioni. Io mi soffermo qua su un momento del concetto della religione. Quindi siamo nella fase introduttiva, non pigliamo ancora, e che non prende ancora in considerazione le religioni determinate e la religione assoluta, anche se naturalmente fa esempi addotti da queste forme storiche della religione. Quindi il momento della rappresentazione gioca pur sempre un ruolo nell'andamento sistematico. Il concetto della religione, portato a un livello speculativo, cioè di comprensione razionale, non quindi portato, tematizzato solamente sul piano empirico, ma tematizzato sul piano speculativo, si distingue in due dimensioni, o a due lati, o a due manifestazioni, un lato teoretico e un lato pratico. Il lato teoretico è il lato che Hegel chiama della Vorstellung Gottes, della rappresentazione di Dio. Il secondo momento, quello pratico, è il momento del culto, diciamo, rappresentazione di Dio, culto. Queste sono, diciamo così, le forme fondamentali del concetto della religione. Dunque, nella religione abbiamo una certa rappresentazione dell'oggetto assoluto e abbiamo un insieme di pratiche rituali che, diciamo così, testimoniano il rapporto pratico della coscienza con l'oggetto assoluto. Quindi questa è la distinzione. O altrimenti detto, la religione, nel suo concetto, speculativamente messo a tema, si realizza in rappresentazioni, cioè della manifestazione di Dio. Questo è il primo momento. Quindi, non, quindi voi qua, naturalmente devo saltare un po', qui capite bene che il Dio di qua si parla è il Dio che si rivela, quindi diciamo così, è il Dio concreto, non è il Dio astratto della riflessione metafisica, ma è il Dio il quale non solo, diciamo così, esibisce il proprio concetto, non solo ha il proprio concetto, ma anche lo esibisce in rappresentazioni. Quindi la religione si rappresenta Dio in primo luogo, ecco, possiamo dire così. Qui, come voi sapete, nasce il grande problema, che adesso qui non tratto, del rapporto fra la rappresentazione e il concetto. La rappresentazione ha momenti del concetto, la rappresentazione è cosa del pensiero, dice Hegel chiaramente, non cosa del sentimento. Non è neanche pura narrazione storica, è cosa del pensiero, anche se questo pensiero è gemischt, cioè è mescolato con narrazioni fattuali, cosa che per Hegel naturalmente rappresenta una posizione inferiore a quella dell'autodispiegamento
speculativo e puro del concetto. Comunque, ritorno al punto, la religione si manifesta dunque in rappresentazioni del divino e si manifesta, secondo lato, in pratiche cultuali. Il culto, in maniera particolare, è la relazione pratica, così dice Hegel almeno, dell'autocoscienza con l'oggetto supremo, con la quintessenza del reale che chiamiamo Dio. Nel culto, quella rappresentazione, tra l'altro, questo è un aspetto interessante, nel culto, cioè nel rapporto pratico con l'oggetto supremo, sembra venire addirittura superata quella certa scissione tra oggetto e soggetto che ancora affetta la rappresentazione dell'assoluto. La rappresentazione non è cosa puramente, semplicemente, assolutamente del pensiero, mantiene in sé elementi oggettuali, fattuali, che in qualche misura non entrano in connessione, diciamo così, sistematica con il concetto, e in questo senso abbiamo il permanere di una scissione. Per esempio, per parlare della Trinità, dobbiamo fare riferimento alla generazione naturale del padre e del figlio, ma questa generazione naturale ha il compito di essere, almeno secondo Hegel, ancora troppo affetta dalla fattualità. La relazione non viene portata al concetto, come invece sarebbe possibile nella filosofia. Orbene, nel culto, questo è interessante che lo dica Hegel, questo residuo di rapporto insoddisfacente tra soggetto e oggetto, che sembra rimanere nella rappresentazione dell'assoluto, cioè nel momento teoretico, è tolta. E come è tolta? È tolta già intanto, appunto, in quello che Hegel, faccio un piccolo passo avanti, chiama il lato interno del culto. Il lato interno del culto è precisamente la fede. Quindi la fede non è più, come voi potete capire, un'apprensione del contenuto, che situa il contenuto sostanziale al di là del sapere della ragione, se vogliamo dire così, sapere delle ragioni. La fede invece trova una collocazione diversa e nuova, almeno in queste lezioni, dentro il rapporto pratico con l'assoluto, che è da Hegel chiamato il culto. Ancora, se questo è vero, Hegel dice, la fede è mediazione. Abbiamo, appunto, se voi avete, potete vedere a pagina 282 di questa edizione italiana di cui sto trattando, la fede è... Ora, si può dare al contenuto della fede questa forma della mediazione. La fede è una mediazione, non è un'immediatezza, non è un sapere immediato, non è un sapere del sentimento, è mediazione, è una certa mediazione. Qui abbiamo appunto il mutamento di prospettiva rispetto al 1202, e la fede è mediazione perché nella fede è determinante il fondamento, le ragioni per cui credere, potremmo dire con il linguaggio della scolastica, i preamboli dell'adesione razionale sono, diciamo così, sono fondamentali della fede. Altrimenti detto, nella fede è determinante il perché. Nella fede abbiamo una certa esibizione del perché si crede. La fede deve avere una certa esibizione interna del proprio perché, ecco, possiamo dire così, del proprio fondamento. Come tale, come mediazione, la fede, cito testualmente, da pagina 282, la fede è sapere di Dio. Quindi la fede non viene più collocata, non viene più messa a tema, scusate, per opposizione al sapere, come avveniva in fede sapere, ma viene messa a tema come un certo sapere. E questo sapere, ancora Hegel lo dice, è in generale pensiero, processo, movimento, vitalità, espressioni che trovate, se volete poi ritrovarle, a pagina 283. Ora, non bisogna, qui Hegel poi, diciamo che una volta messe a tema alcune
determinazioni positive del concetto. Tra l'altro, una di queste ancora che volevo citare si trova sempre a pagina 283, che avvicina un po' il punto di vista di Hegel a quello di Kant. Dice Hegel: la fede è un punto di vista della libertà. Quindi la fede, in questo senso, possiamo dire è un'adesione libera, è una più che un'adesione, è una intellezione libera, cioè un'intellezione che è prodotta dalla libertà, cioè da quella, diciamo così, capacità di astrazione e di autodeterminazione, che per Hegel, anche in queste lezioni, è la libertà. Non bisogna dare al tipo di mediazione, che è proprio la fede, la forma di una mediazione esteriore. Quindi qua si distinguono due figure della mediazione: quella che Hegel chiama una mediazione pertinente, che è l'esibizione del perché, e un'esibizione non pertinente, quella che lui chiama una mediazione esteriore, miracoli, autorità. In particolare, diciamo così, Hegel fa questi esempi. È sbagliato addurre una mediazione esteriore quale fondamento della fede. Se si arriva alla fede, in questo senso, diciamo così, la fede viene vista come un risultato del lavoro della riflessione, del pensiero, l'esteriorità deve venire meno. Quindi le prove ex autoritate non sono, diciamo così, pertinenti la vera figura della fede. Possono essere, dice Hegel, tutto da più, un momento provvisorio, però la fede, nel senso in cui ne parla, come velato interno del culto, è cosa del Denken, del pensiero. Quindi se si arriva alla fede, l'esteriorità deve venire meno. Qui naturalmente sentite dentro, diciamo così, che in Hegel c'è la tradizione protestante, naturalmente, in particolare, diciamo così, luterana. L'esteriorità deve venire meno. In che senso? Io faccio mio nella fede ciò che è fondamento della fede, e in tal caso, in questo fare mio il fondamento, questo fondamento stesso cessa di essere qualcosa di fissato, un al di là per me, ma diventa momento interno del mio pensare. In questo senso Hegel dice, con una certa assonanza a Paolo, che quella che Hegel qui chiama la vera fede è la testimonianza dello, forse questa è la definizione più forte che Hegel dà in queste pagine, è la testimonianza dello spirito circa lo spirito. Quindi nella fede avremo un autoattestarsi dello spirito. Un autoattestarsi dello spirito, come adesso ti dirò tra poco, che coinvolge sia lo spirito assoluto che lo spirito finito. In che senso questo doppio coinvolgimento? La fede è, per un verso, l'autoattestarsi dello spirito, o il testimoniarsi dello spirito in noi. Quindi, diciamo che la fede è un certo effetto dello spirito in noi, solo che questo essere effetto della fede in noi, questo autoeffettuarsi della fede, non è, diciamo così, un momento in cui noi siamo semplicemente passivi, perché la fede è al tempo stesso la testimonianza che noi rendiamo allo spirito. Quindi lo spirito dà testimonianza di sé in noi, e noi diamo testimonianza di noi stessi allo spirito, noi esseri spirituali. Andenkende Wesen, esseri capaci di raccoglimento, andacht, e qui questo termine, adesso se mai ci tornerò, gioco un ruolo cruciale. Quindi dicevo, la fede come espressione del raccoglimento spirituale dà testimonianza di noi allo spirito. Quindi e lo spirito si attesta come tale in noi, e noi diamo testimonianza allo spirito, questa doppia testimonianza, questa doppia relazione sarebbe, diciamo, il vero e proprio contenuto della fede. In questo senso, ritorna Hegel a dire, nella fede non c'è spazio, nella fede, quella che Hegel qui chiama la vera fede, non c'è spazio, non ci sarebbe spazio per un contenuto esteriore rispetto al contenuto interiore o spirituale, o diciamo così, al contenuto razionale, all'oggetto assoluto, cioè allo spirito.
Altrimenti detto, la fede non ha un contenuto accidentale, ma il suo contenuto, così Hegel in maniera molto schroff, diciamo molto secca, dice, è, cito, la natura eterna di Dio. Il contenuto della fede, quello che io ho chiamato in vari luoghi il contenuto sostanziale, il contenuto razionale, il, diciamo la sostanza vera e propria, è la natura eterna di Dio. Ha a che fare, la fede avrebbe a che fare, avrebbe a che fare tendenzialmente con questa natura eterna di Dio. È un rapporto con e dare testimonianza di questa natura, il fatto che questa testimonianza, che questa natura dia testimonianza di se stessa in noi, insieme. Volevo qui ancora, se lo trovo, ancora alcune espressioni che mi interessava mettere in luce. La fede, allora, è l'interno del culto, quindi il luogo della fede è il culto, il luogo della fede è la comunità. È la comunità in cui Cristo risorge, cioè la comunità che ha con Cristo un rapporto spirituale, che, diciamo così, che intreccia un rapporto spirituale che va oltre la morte fattuale del testimone. Quindi in questo senso, diciamo così, la risurrezione è il la comunità è il luogo della risurrezione. E dentro in questo luogo della risurrezione, il lato interno di questo luogo è quello che Hegel chiama il culto. La fede in quanto interno del culto è il primo momento che deve essere preso in considerazione del culto, prima delle pratiche rituali, quindi è il momento interno del momento pratico, possiamo dire così, del culto. Essa è certezza, termine che Hegel usa con parsimonia, perché diciamo così, è non si può pensare a una certezza separata dalla verità, né verità separata dalla certezza, i due lati, soggettivo e oggettivo, vanno sempre insieme, questo deve essere chiaro per Hegel. Dunque, però in particolare la fede è certezza della connessione tra lo spirito in se stesso vivente e la sua comunità. Quindi abbiamo il luogo della fede, è il culto, ma precisamente è la comunità che celebra il culto, il luogo di questa Einsicht, di questa visione, di questo sapere di Dio, che cioè quindi del sapere della natura eterna di Dio, che è la fede. In questo senso la comunità è l'unità sostanziale dello spirito con sé, quindi grande importanza della comunità, non l'unione astratta, ma l'unità dell'autocoscienza pura, quindi dell'autoriflessione e della coscienza, in quanto coscienza del contenuto. Quindi la fede è l'unità di autocoscienza e coscienza del contenuto sostanziale. L'autocoscienza in questo senso ha un oggetto, è coscienza di qualche cosa, e questo oggetto è l'oggetto assoluto. Ora, che cos'è l'oggetto assoluto? Risposta di Hegel: è la testimonianza dello spirito saputo nella sua libertà. Questo è il contenuto assoluto che è alla base della fede. Ecco, direi, abbiamo quindi in definitiva in Hegel, naturalmente con questa formula, diciamo così, mi rendo conto di correre il rischio di ridurre ad una formula invece una traduzione complessa, però possiamo dire che in Hegel, a partire dagli anni iniziali dell'Ottocento, vediamo il passaggio da una concezione della fede, intesa come apprensione dell'aldilà opposta al sapere, ha una comprensione della fede appunto come sapere, mediazione, all'interno di quel rapporto pratico, come abbiamo visto proprio adesso, dell'autocoscienza con l'oggetto assoluto, che è il culto, culto che si realizza nella comunità. Naturalmente qui ci sarebbe il grande tema del rapporto fra questo tipo di che Hegel intreccia nella filosofia della religione, nella parte sulla religione rivelata o religione assoluta, il rapporto che Hegel intreccia tra la comunità cultuale, che è comunità spirituale, e la comunità dei filosofi. Ecco, quindi qui abbiamo, diciamo così, la comunità cultuale, cioè la Chiesa, non è ancora però la comunità dei filosofi, la quale non ha più bisogno, diciamo così, di nessuna rappresentazione, o comunque guarda la rappresentazione
cui si fermerebbe la comunità cultuale dal punto di vista del pensiero, è appunto la comunità cultuale o la Chiesa, diciamo così, la Chiesa come comunità religiosa, che ancora all'interno del momento della rappresentazione, cioè deve fare necessariamente uso o deve necessariamente assumere rappresentazioni, rapporto, diciamo così, che abbiamo visto prima, tra rappresentazione e pensiero, si modalizza anche come rapporto fra comunità cultuale o chiesa e comunità filosofica, comunità scientifica. Insomma, avremo due forme di comunità. Hegel in realtà non decide, non dice che la comunità filosofica, almeno non mi risulta dalle letture che ho fatto, che la comunità filosofica sostituisca la comunità cultuale integralmente. E perché questo? È perché la comunità cultuale ha dalla sua parte qualcosa che la comunità filosofica non ha, e cioè la vivezza fattuale è irriducibile in definitiva nella sua fattualità della rappresentazione, cioè storie concrete, riti determinati. Questo, diciamo, quindi resta. Una volta che si pone la fede all'interno del culto, resta aperto anche il problema del rapporto in Hegel tra questo sapere della fede e il sapere della filosofia, e quindi tra la comunità cultuale e la comunità dei filosofi. Ecco, credo che, diciamo, il pensiero di Hegel su questo rimanga aperto. Comunque si può discutere su questo. Vengo a Schelling. C'è un punto che mi aveva colpito, insomma, mentre mi preparavo per questa trattazione, dallo scritto celeberrimo sulla libertà, ricerche sulla essenza della libertà umana e gli oggetti che le sono connessi. È un'opera del 1809, detiene una posizione abbastanza particolare dentro l'itinerario del pensiero di Schelling, quindi per la ricerca su Schelling, per gli studi schellinghiani. Adesso qui non posso, diciamo così, entrare nella questione se questa opera costituisca un novum, una novità totale nel pensiero di Schelling, oppure abbia rapporti, come più pensabile, diciamo così, con la sua produzione precedente. Lascio stare tutto questo. Dico soltanto, Schelling scrive quest'opera nel 1809, quando, se non vado errato, adesso non vorrei sbagliare con l'altro, mi pare che sì, era morta l'amatissima moglie Carolina Schlegel, Schelling si trova in un momento anche molto complesso dal punto di vista esistenziale, da cui si riprenderà soltanto negli anni successivi. Nel 1809, pur, diciamo così, nella distretta vita esistenziale, però Schelling, insomma, mette a tema e compone questo capolavoro assoluto che sono le ricerche sull'essenza della libertà umana. Fondamentalissimo in queste ricerche, ecco, dico soltanto questo, è la meditazione sul tema del male e sul rapporto fra la libertà e il male. Il titolo già lo dice: ricerche filosofiche sull'essenza della libertà umana e gli oggetti che le sono connessi. Gli oggetti che le sono connessi sono il bene e il male. Ma qui, diciamo così, assume una trattazione, insomma, una veste radicale e profondissima, la trattazione del male. Adesso non posso qui dire quali sono le determinazioni di questo concetto, citerò soltanto due cose. Da pagina 118 dell'edizione Parison delle ricerche, cito sul male, possibilità del male. La possibilità generale del male consiste in ciò che l'uomo, invece di fare della sua individualità la base e soltanto la base e l'organo, può innalzarla a principio dominante, a chiave di ogni volere, cercando invece di rendere lo spirituale in sé un mezzo. Quindi il male, la possibilità del male sta in questa singolare capacità che l'uomo avrebbe, invece di fare come dovrebbe della propria individualità, del proprio desiderio di vivere, soltanto la base
ho il fondamento dal quale realizzare, diciamo così, una integrazione spirituale, pone questa base dove non dovrebbe essere, fa della propria individualità empirica, del proprio desiderio di vivere, del proprio egoismo, possiamo dire così, il fondamento, e rende lo spirituale, cioè la verità, cioè l'insé, soltanto strumento di se stesso. Quindi nel male avremo questa Umkehrung, questa inversione. Male sarebbe questa inversione. Questo Schelling lo riprende in particolare, diciamo così, dalla tradizione filosofica, naturalmente, e con grande importanza anche dal pensiero di Franz von Baader su il male. Quindi il male è una inversione di principi. Bene. L'uomo, faccio un ulteriore passaggio, in quanto ha in sé un desiderio vitale di essere, che Schelling chiama natura, fondamento, volere incoativo, impulso, pulsione, l'uomo ha questa pulsione, può, e di fatto può cedere, e di fatto cede alla tentazione, cioè a fare della periferia il centro e del centro la periferia, di porre l'individualità sopra lo spirituale e di fare dello spirituale come non dovrebbe e di fare invece dello spirituale soltanto lo strumento a servizio della propria volontà autoaffermativa. Il bene, ecco, mi avvicino alla cosa, può realizzarsi se facciamo il contrario di questo, e cioè se l'uomo dispone della sua libertà, la libertà che lo caratterizza radicalmente, in obbedienza al volere assunto, quindi mettendo sul piano inferiore, come se fosse soltanto un organo, una base, il proprio desiderio pulsionale di vivere. Il bene, quindi, così Hegel, così Schelling, scusate, può realizzarsi soltanto, così Schelling, per una divina magia, cioè attraverso l'immediata presenza dell'essere nella coscienza e nella conoscenza. Quindi se l'uomo si fa ricettacolo della rivelazione dell'essere alla coscienza, all'autocoscienza, e questo farsi ricettacolo o recettivo di questa manifestazione viene chiamata da Schelling divina magia, allora realizza un rapporto armonico dei principi e in questo senso fa il bene, non oppone e non capovolge i principi, non realizza una perversione dei principi, ma li pone in unità. Questo lo chiama Schelling divina magia. Cos'è la magia? È un fare, da mögen, magi, mögen, un fare che realizza, diciamo così, una situazione spirituale. Probabilmente Hegel, Schelling, scusate, qua con divina magia pensava a Böhme, ai suoi autori, a Oettinger, alla mistica tedesca, alla mistica renana. E quindi qui, quando parliamo di magia, dobbiamo, diciamo così, vederla come un certo potere spirituale che almeno qui viene messo a tema, come tematizzato, come immediata presenza dell'essere, cioè del principio vivente, del principio spirituale, nella coscienza e nella autocoscienza. Ora, questo rapporto per cui l'uomo subordina il proprio impulso vitale allo spirituale e quindi realizza l'armonia dei principi del volere individuale, del volere universale, viene chiamato da Schelling in questa pagina religiosità. Che cosa sarebbe la religiosità? Non è affatto, così Schelling, un rimuginare ozioso, qui abbiamo la polemica del filosofo naturalmente, un presagire bigotto, un voler sentire il divino. Quindi la religiosità non ha a che fare con questo tipo di sentimentalità. Anche qua Schelling si pronuncia
contro la teologia e la filosofia del sentimento. Hegel, ricorderete, il sentimento è solo forma, quello che conta per dividere un sentimento buono e cattivo è il contenuto, così, e il contenuto lo dà il pensiero. Va bene, qui Schelling sposta un po' la cosa, non lo dà il pensiero, il contenuto lo dischiude quello che Schelling chiama la Gewissenheit della religiosità. Come tale, la religiosità si identifica, se non è un bigottismo, se non è rimuginare ozioso, se non è sentimento, si identifica con quella che Schelling chiama la Gewissenhaftigkeit, la, che tradurrei così, coscienziosità. Che cos'è la coscienziosità? È il fatto che si agisca senza contraddire nell'agire la luce della conoscenza, ciò che si è dischiuso nella divina magia. Quindi abbiamo un rapporto, una messa in relazione della coscienziosità con la conoscenza. La coscienziosità si realizza se realizziamo la conoscenza. Quella conoscenza è luce spirituale, così Schelling, la metafora della luce, che è Dio stesso in noi e che si esprime come divina magia. Ossia, come abbiamo visto, cos'è la divina magia? Immediata presenza, cito ancora, dell'ente nella coscienza e nella conoscenza. Quindi il giusto rapporto è la religiosità. Questa religiosità si esprime come coscienziosità, Gewissenhaftigkeit, qui il termine base è il termine Gewissen, che si può tradurre, si dovrebbe tradurre con coscienza morale, però adesso qui è impossibile, sarebbe una formula, non abbiamo una parola sola in italiano per esprimere questa Gewissenhaftigkeit, no? Non credo. E i tedeschi sono più ricchi di noi sul piano linguistico. No, no, non è sempre così, che a volte il tedesco ha un concetto. Esatto, in una parola. Una parola per esatto, esatto, esatto. Diciamo così, questa religione si esprime come coscienzialità. La coscienzialità è un certo, è un agire alla luce della conoscenza, dentro la luce della conoscenza. Quindi abbiamo qui un interagire del momento teoretico, conoscenza, e del momento pratico, coscienziosità, azione. In questo senso, vado avanti ancora su Schelling, in quanto è fondata sulla presenza attiva del divino, chiamata da Schelling stesso divina magia, la religiosità o la coscienzialità non è una scelta, questo è un termine molto importante, non è una scelta tra opposti, quasi che io avessi due, diciamo così, un'alternativa tra due opposti, rispetto alla quale devo scegliere con libertà, con libero arbitrio. Non è affatto così. In qualche misura, per Schelling, abbiamo un'etica della partecipazione a un contenuto sostanziale che si realizza attraverso di noi, ecco, diciamo così, più che un'etica della libertà di scelta. La coscienzialità è un certo essere cosciente della presenza del divino in noi che non dà spazio a una empirica libertà di scelta. Ecco, direi, metterei la cosa in questa maniera. In questo senso la coscienzialità, così Schelling, cito, è la suprema decisione per il giusto, senza alcuna scelta, è una decisione senza scelta, ossimoro molto strano, è una decisione, un essere deciso, cioè è un entrare, è un lasciarsi coinvolgere dalla divina magia, quindi in questo senso decisione, senza scelta, nel senso che la divina magia e la vera conoscenza non sono qualcosa che posso, un bene che posso, tra i quali che posso scegliere in alternativa ad altri beni, ma è una dimensione ontologica fondamentale. Una decisione fondamentale per il giusto senza esercizio di una libertà di scelta. Ora, questa disposizione d'animo messa a tema attraverso le parole religiosità, coscienziosità, decisione per il giusto, questa Gesinnung, dice Schelling, questa termine anche kantiano, ma non solo kantiano naturalmente, questa disposizione d'animo si dispiega
sia come virtù, sia come fede. Ecco, qui emerge appunto il termine fede. Virtù, fede. Questa disposizione d'animo si dispiega innanzitutto come virtù. Cos'è la virtù? Risposta di Schelling: il libero coraggio dell'uomo di agire come Dio gli insegna e a non rinnegare nell'agire ciò che ha conosciuto nel sapere. Questa sarebbe la virtù. Quindi la virtù, come dice Schelling in queste pagine, non è tanto una adesione alla legge, perché l'adesione alla legge, secondo questo Schelling, mantiene sempre una cosa di astratto, di formale. Qui non abbiamo un'etica della legge, ma abbiamo un'etica della virtuosità, e la virtuosità è l'agire secondo quanto è stato conosciuto nel sapere. Questo sapere è precisamente quello che Schelling qualche pagina prima chiama divina magia. L'altro aspetto della coscienziosità che emerge è la fede. Questa Gesinnung, la coscienziosità e la religiosità si rivelano come virtù e insieme come fede. Ora, che cos'è la fede qua per Schelling? Questa va intesa, e qua Schelling parla in una certa, anche se non li cita, in una certa polemica contro i filosofi dell'illuminismo, cioè Kant, secondo Hegel, Kant, Jacobi e Fichte. Quindi riprende un po', in qualche misura si può dire, questa figura hegeliana dell'opera del 1802. Peraltro Fede e Sapere è pubblicata da Hegel nella rivista di Schelling, quindi Schelling era perfettamente a conoscenza, diciamo così, della produzione di Hegel e quindi di questa polemica verso la filosofia dell'illuminismo. Ecco, questa, la fede va intesa quindi in polemica con i filosofi dell'illuminismo non come un tener per vero, non è un tener per vero. Kant invece dice la fede è un tener per vero. Qui abbiamo una polemica diretta con Kant. Non è un tenere per vero a cui mancherebbe qualcosa per trasformarsi in sapere. Così Schelling visualizza nel suo modo, molto discutibile, comunque nel suo modo, il punto di vista di Kant. Ma va compresa, ecco forse questo, altra espressione, schicksalhaft, molto piena, carica di significati, come, cito, fiducia, fede fiduciale, Lutero, tema luterano, la fede è fiducia. Pieno affidamento al divino, che esclude ogni scelta. Fiducia, affidamento, esclusione della scelta. Cosa vuol dire esclusione della scelta? Che nella fede si è coinvolti in un'apertura della manifestazione, che è più radicale, devo dire così, del momento della libertà di scelta, del momento del decidersi in rapporto a questa manifestazione dell'assoluto. Rispetto a questo refrain, come Erasmo da Rotterdam, rispetto a Lutero, la sua interlocutore dice, però, ponendo che, diciamo così, il divino si manifesti come insondabile e assoluta grazia, generosità, questa offerta per diventare mia deve pur sempre passare attraverso la mediazione della libertà, il mio dire di sì o no. E questo era precisamente ciò che Lutero diceva. No, qui abbiamo un prometeismo che non accetta il primato dell'insondabile grazia. Qualcosa di simile, echeggia in questi passaggi schellinghiani, dove appunto la fede non ha tanto a che fare con la libertà d'arbitrio, di dire sì o no all'offerta dell'insondabile grazia, ma ha a che fare, è piuttosto tematizzata come Vertrauen, fiducia, pieno affidamento al divino, che esclude ogni scelta, così Schelling, che esclude precisamente la mediazione del libero arbitrio. Tenete conto che è molto significativo, qua chi parla non è, diciamo così, il prelato della Chiesa protestante contemporanea di Schelling, ma un filosofo che si vuole assolutamente autonomo e originale, cioè senza dovere, diciamo così, assumere prestiti da nessuna dogmatica.
quindi teologia, diciamo così, confessionale, quindi qui Shelley impara da filosofo, questo diciamo che forse interessa capire anche il punto di partenza, parla di filosofo, da filosofo naturalmente dentro il clima della cultura cristiana dell'epoca, però pur sempre, diciamo così, come posso dire, pur sempre esponendo in prima persona, non ex autoritate, i propri argomenti. Questo va anche, questo diciamo così, va detto. Emerge così una figura della fede come fiducia di fondo, fiducia non psicologica ma ontologica, perché fondata sulla presenza del divino nella coscienza, cioè sulla divina magia, quella che Schelling chiama divina magia, che rappresenta un contenuto significativo di quest'opera di Schelling, anche se un contenuto problematico, come dicevo adesso evocando il confronto tra Erasmo e Lutero, anche se di un contenuto problematico se poniamo a mente l'opposizione che Schelling qui inscena a suo modo, tra decisione, Entscheidung, termine che sarebbe piaciuto molto a Heidegger, no? Ciò che conta è in definitiva questa decisione, e libertà di scelta, cioè libertà dell'arbitrio, di poter dire, elevarsi una propria massima, direbbe così come direbbe Kant, no? Abbiamo quindi scegliere una massima che incorpori l'imperativo, che incorpori la legge universale. Quindi abbiamo una certa opposizione tra decisione e arbitrio che qui emerge da Schelling, che poi avrà una certa fortuna anche successivamente, appunto, come ho detto. Opposizione che anche Schelling però in scena anche tra altri due, un'altra coppia di termini, cioè tra affidamento e scelta. Il credente circoscienzioso, che Wissenhaft, è colui che in definitiva si affida, in questo senso di poter scegliere rispetto al divino, all'autooferta, alla manifestazione, all'insondabile grazia, sembrerebbe in termini luterani, e forse anche per Schelling, sembrerebbe, diciamo così, un'intollerabile arroganza, cioè che diciamo, il finito possa in qualche misura fare rifiutare l'assoluto. E quindi questo diciamo così probabilmente è quello che Schelling vuole escludere. E si può però, domanda, pensare un conferimento di fiducia senza la libertà di colui che si affida? È vera fiducia quella qui che si realizza nel senso di etico-ontologico della parola, oppure è un processo semplicemente oggettivo che viene a parte re? A parte rei, senza la mediazione del momento soggettivo, e questo diciamo che sarebbe la controobiezione che una filosofia di tipo trascendentale, nel senso di Kant e di Fichte, potrebbe fare a questa posizione. Ritornando alla metafora che ha un po' guidato queste lezioni mie del campo di tensione tra etica e teoretica, quindi possiamo, quindi della fede nell'idealismo, dentro il campo di tensione tra queste polarità, una piuttosto etica e una piuttosto teoretica, che abbiamo visto presente anche negli altri autori, potremmo dire, possiamo vedere che Schelling connette fede a religiosità, coscienziosità e Gesinnung, cioè il momento etico della coscienza, ma insieme collega la fede alla divina magia, ovvero la coscienza e conoscenza della presenza dell'essere, cioè qui possiamo dire del divino, dell'assoluto, in noi, cioè una visione teoretica. Quindi anche qua abbiamo, diciamo così, questo termine fede viene collocato all'interno di un campo di tensione i cui poli sono un primato piuttosto del momento etico e un primato piuttosto del momento della visione teoretica. In altri termini, è attraverso la polarità di teoretica e di etica che si designa lo spazio, questo, della fede, secondo questo trattato insomma fondamentale di Schelling. Ecco, diciamo così, va conclusivamente considerato che, pensato nel campo di tensione tra etica e teoretica, la fede non viene mai, ecco questo ci terrei a dirlo, ridotta a uno dei due poli. Non è che la fede venga identificata, come si fa passare spesso parlando di Kant e di Fichte, con l'etica
oppure viene assorbita dalla speculazione, così come si fa pensare Hegel e in parte anche Schelling, almeno fino al 1800, prima della svolta rappresentata da questo scritto sulla libertà. In questo senso i filosofi che ho evocato, rimanendo filosofi indipendenti, cioè autonomi, intendono enucleare la peculiarità della fede non di vanificare la sua, prendo un'espressione di Parison, la sua forma formante, mantenendo la forma, pensando la forma, cercando di portare a tema la forma formante, no, non soltanto formata, ma anche formante della fede. Se, diciamo così, avevo trovato quest'estate, mentre un po' pensavo a questi temi qua, in vista di lavorarci sopra, avevo consultato la voce fede, Glaube, nel Handbuch Philosophische Grundbegriffe, nel manuale dei concetti filosofici, e c'era una bella espressione di Carl Lehmann, che è il curatore dell'opera Omnia di Karl Rahner in Germania, che dice che cos'è la fede definitiva, come la definirei, risposta di Lehmann, la definirei come un'affermazione ontologica. Cosa vuol dire affermazione ontologica? Cioè come una modalità in cui l'uomo risponde alla domanda sul senso dell'intero, cioè sullo sfondamento, lo scopo della vita e del mondo, quindi fede come affermazione ontologica, insomma, che muove da una certa fiducia di fondo, nonostante la presenza devastante del male nella realtà, no? Quindi, diciamo così, fondamentalmente la fede sarebbe tematizzata, questo lo fa anche Hans Küng, il teologo di Tübingen, in un libro, Was ich glaube, che cosa credo, no? E disse, ricordo sempre, diceva, la fede è fondamentalmente una fiducia di fondo che il reale, nonostante il male, in qualche modo corrisponda a noi, insomma ci sia questo una certa sintonia, nonostante la discrasia radicale che la presenza del male, della malvagità, del dolore, della morte presenta sull'umano. Questa sarebbe l'affermazione ontologica di Carl Lehmann. Direi che la filosofia, quindi, dell'idealismo tedesco, anche se può sembrare singolare quello che dico adesso, più che dissolvere questa dimensione dell'affermazione ontologica, in qualche misura ci dà gli strumenti per metterla a tema, e forse questo, diciamo così, fiderei in maniera, diciamo così, piuttosto aperta questo discorso, dicendo subito, naturalmente ci sono moltissime versioni della fede che non ho potuto assolutamente prendere in considerazione, non soltanto nella storia della cultura, della religione, come voi capite meglio di me, ma anche già della filosofia. Penso che cosa avrebbe da dire qua una persona come Schleiermacher, diciamo così, contemporaneo di Hegel, se veramente, diciamo così, si possa ranger, come posso dire, si possa collocare Schleiermacher così come un puro teologo del sentimento, in maniera piuttosto irrazionalistica o meno, questo, diciamo così. E poi pensate alle pagine straordinarie che sulla fede mette a tema, anche se non è un tedesco, Soren Kierkegaard, no? Quindi, diciamo, per dare Schleiermacher, adesso per fermarsi, diciamo così, solamente a quella temperie, peraltro come voi ricorderete, Kierkegaard ascoltava a Berlino Schelling, quindi, diciamo così, negli anni 40, quindi rientra anche lui in questo tipo di costellazione spirituale. Va bene, vi ringrazio comunque dell'attenzione. Ci sono domande? Prego. Quando lei ha detto che c'è una netta separazione tra il sapere filosofico, il sapere scientifico e il sapere di religioso, possiamo dire, ma Hegel si schiera a favore di uno dei due saperi, condanna il sapere religioso anche solo da qualche punto di vista, o non rimane, diciamo, parte, non esprime giudizio rispetto al sapere religioso? Il sapere filosofico, il sapere scientifico, per esempio. No, direi dunque, questo all'altezza di fede e sapere, 1202, da cosa sta in questi termini più o meno? Che il sapere, se non cade, il sapere, se non cade nell'illuminismo, cioè nella separazione tra fede e sapere,
o anzi nell'illuminismo come critica radicale delle rappresentazioni religiose, va bene, pensiamo diciamo così alle figure del materialismo in Francia, va bene, se il sapere non cade in questa deformazione, per Hegel deformazione della realtà, e invece si appropria del contenuto sostanziale, cioè dell'assoluto, come deve, allora non c'è nessuna opposizione tra filosofia, dottrina del sapere e religione. Se invece la religione la riduciamo a fede in un al di là del sapere, allora in questo senso abbiamo una certa opposizione tra sapere e fede, ma anche, quello che è paradossale, tra fede e religione, perché la religione, come dice la parola, religio è un legame, non è affatto un proiettare contenuti fuori di noi, in un'entità astratta e formale, in un principio astratto e formale, perché l'assoluto non è affatto un principio astratto e formale, ma è un sé rivelantesi. Quindi abbiamo, all'altezza di fede e sapere, comunanza tra religione e sapere, opposizione tra fede e sia religione che sapere, anche se questa è una paradossale. All'altezza della lezione di filosofia della religione, qualche anno dopo, 18 anni dopo, abbiamo invece che la fede viene sottratta da questo rapporto che per Hegel non funziona per niente con l'aldilà e viene collocata dentro il culto. Quindi non abbiamo... Quando Hegel dice al di là, mette a tema una posizione spirituale, una facoltà dell'animo che ha a che fare con l'aldilà, con un al di là, Hegel sottintende sempre che sia una posizione unilaterale, perché l'aldilà è parte di una realtà che ha un al di qua, ma la riflessione si focalizza solo su un lato e in questo senso, cioè solo al di là, o anche solo al di là, diventa o astrazione o empirismo. I due lati sono sempre, ma sono sempre due lati posti come autonomizzantesi e fissati, e questo non è lo speculativo. Lo speculativo è precisamente il dialettico, cioè il pensiero che correla e distingue al di là e dal di qua. E questa correlazione e distinzione, o distinzione e correlazione, è il concreto, quello che Hegel chiama l'oggetto del pensiero, del Denken. Il vero credente è colui che si realizza nello Andacht, nel raccoglimento, cioè nel lasciare cadere l'individualità empirica ed essere pensiero assoluto. Ora, in questo essere pensiero assoluto, filosofia e religione stanno insieme. Anche se la religione mantiene un certo elemento di rappresentazione. Quindi, nella religione abbiamo la compresenza di pensiero e fattualità, cosa che nella filosofia non ci sarebbe più. Naturalmente si può chiedere chi è il soggetto di questa filosofia. Questa è una domanda trascendentale, ma adesso questo ci porterebbe distante. Ci sono altre domande? Sì. Sì, quanto ha influito la disputa sull'ateismo, soprattutto per quanto riguarda gli anni appena successivi al 1800? Beh, ha molto influito su Fichte. Cioè Fichte ha voluto dire, cioè, diciamo così, ha messo a tema la sua teoria dell'assoluto. Dice alla moglie in una lettera del 1800: stavo accingendomi a dare la sintesi del mondo spirituale, che nel suo linguaggio vuol dire la teoria dell'assoluto, quando è capitata questa disputa sfortunata sull'ateismo. Adesso, quindi, riconosce però che l'obiezione di Jacobi, eccetera, avevano un peso, come sia l'obiezione di Jacobi che quella di Schelling. Quindi ha avuto un effetto sollecitante per Fichte. Non mi pare abbia avuto, diciamo così, grande risonanza su Hegel, ecco, e anche su Schelling in qualche modo, perché l'uno e l'altro non sono grandemente interessati a mettere a tema questioni che nascono dalla realtà kantiana,
Cioè Kant non è così importante come per Fichte. Non avevano interesse a, diciamo così, mettere a tema il modo di Kant, di, per esempio, di trattare della religione. Perché avevano un altro approccio alla religione, che ha a che fare con termini come Andacht, come raccoglimento, come divina magia, appunto, Schelling, rapporto con l'oggetto assoluto, linguaggi che non sono di Kant.